Buongiorno a tutti, oggi preparo la pastiera. Mi occorre 800 g di farina, 400 g di zucchero, 3 uova intere e 2 tuorli, un pizzico di sale, 300 g di burro, buccia grattugiata di un limone e vaniglia. Per il ripieno 500 g di grano cotto, 7 uova intere, 1,2 kg di ricotta, 500 g di zucchero, 60 g di burro, fiore d'arancio, 60 g di scorza d'arancia candita, 300 ml di latte, buccia di limone. Inizio con fare l'impasto. Grattugio il limone, metto la vaniglia, un pizzico di sale, lo zucchero, mescolo un poco. Ora aggiungo le uova, sbatto un po' le uova. Aggiungo il burro ammorbidito. Mi aiuto un po' con la forchetta. E ora faccio con le mani. Fatto l'impasto, lo faccio riposare fino alla fine della preparazione del ripieno e lo metto in frigo. Nel grano metto il latte, le bucce del limone, il burro. Ora vado a cuocere sul fuoco. Ora faccio sciogliere il grano in modo che si ottenga una crema. Ora che si è fatta la cremina, lo spengo e lo lascio raffreddare. Chiaramente togliamo le bucce del limone. Ho messo il grano nella planetaria. Metto lo zucchero e le uova e mischio. Ho sbattuto per 5 minuti, ora metto l'impasto in una ciotola. Dopo aver messo in una ciotola, aggiungo la ricotta. Mischio tutto. Ora aggiungo la scorza d'arancia candita. Mi aiuto con la frusta e mescolo bene.
A questo punto aggiungo il fiore d'arancia. Mischio ancora un po' con la frusta. Il ripieno è pronto, vado a stendere l'impasto. Questa ricetta è per tre pastiere, quindi ho imburrato tre teglie, due di 22 cm di diametro e una di 18 cm di diametro. Dopo che l'impasto ha riposato, metto della farina sulla spianatoia e la poggio sopra. Taglio l'impasto in tre pezzi e ne lascio un po' per le strisce. Inizio a stendere l'impasto, aiutandomi con un po' di farina e il mattarello. Ora misuro con una teglia. Taglio i bordi eccedenti. Lo spessore è circa mezzo centimetro. Metto in teglia e la sistemo bene. Preparata la base, inizio a comporre la pastiera. Ecco pronte le tre teglie con le basi. Ora metto il ripieno. Riempio fino all'orlo. Finito di riempire, preparo le strisce. Stendo l'impasto lasciato da parte prima e taglio le strisce. Tagliate le strisce e le inizio a mettere sulla pastiera. Ora livello bene e taglio le parti eccedenti. Finita la prima teglia, la metto in forno caldo e statico a 180 fino a cottura. Intanto finisco le altre allo stesso modo. Dopo un'ora eccola pronta. Ecco cotte tutte e tre. Metto un po' di zucchero a velo sopra. E taglio. Pronta da gustare. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.